video sui prodotti preferiti di gennaio, quindi i miei prodotti preferiti che ho utilizzato di più e che mi sono piaciuti e che voglio condividere con voi per darvi delle ideuzze e comunque per darvi il mio parere. Cominciamo subito! Prima di tutto comincio con la cosa che veramente mi ha stupito di brutto. Allora, è questa. È una maschera che ho preso da Sephora di Dr. Jart. Sì, Dr. Jart Più, non so se si dice il più, vabbè. Ed è la Cheek Eye Lift. È una maschera in tessuto, ce n'è due all'interno. Mi sembra 9,90 costa, ce n'è due. E praticamente questa è specifica, come dice appunto, per la zona del contorno occhi e delle guance. Praticamente dovrebbe, aspettate che vi faccio la traduzione simultanea. Allora, no, c'è scritto in italiano, bene, meno male. Tratta, praticamente non è proprio una delle tipiche maschere in tessuto, è quasi un bendaggio, infatti è molto, non è sottile, ecco, non mi viene il termine, oggi piove, infatti piove. Allora, praticamente dice, aiuta la pelle ad apparire sollevata e soda, mentre le punte sulle bende, perché ci sono delle puntine infatti, applicano pressione per una sensazione di benessere e migliorano la somministrazione degli agenti concentrati. Allora, effettivamente, io l'ho tolta, c'avevo una pelle, mi sembrava di aver fatto il botox, così, c'avevo questi zigomi, stupenda, cioè stupenda veramente, mi è piaciuta tantissimo, ho anche quella per la zona contorno labbra e guance, voglio provare anche quella, quindi questa top 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 top. Andiamo avanti, ci ho perso un attimo più di tempo perché è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto e che ho visto veramente wow. Allora, una scopertissima, una delle cose che ho utilizzato più questo mese è stata questa palette. Allora, questa palette è una palette di Bottega Verde. Io Bottega Verde la usicchio, però ecco, per quanto riguarda i trucchi non ho mai trovato chissà cosa di wow. Questa è disumana. Allora, non so se c'è ancora, ma io penso di sì. L'ho presa appunto, era la prima settimana di gennaio. È stupenda, è pigmentatissima. Ci ho fatto anche il trucco di oggi. Come al solito questa luce non veramente non fa vedere una cippa lippa proprio. Ho usato oggi, aspetta che mi ricordo, questo che è stupendo. Nella piega ho usato questo, all'angolo interno ho usato questo, stop. Ah, e sotto invece ho usato questo qua. È veramente meraviglioso, cioè in due colorazioni, così che questa è la... toni rosati, dove è scritto? Ah, forse c'è un altro involucrino, c'è scritto lì. Comunque, palette ombretti con estratto di gelsomino e vitamina E, stupenda, scriventissima, meravigliosa. C'è quindi questo colore, questi colori qua che sono colori rosati, oppure il nude, bellissima anche quella, però non so come mai ho usato più questa, sono più sul rosato. Poi, ah, c'è anche insieme un pennellino che non è neanche male, questo per mettere, per sfumare, non è neanche male. Andiamo avanti! C'è bisogno di dire qualcosa? C'è bisogno di dire qualcosa? Arriverà in Italia. Ebbene sì, il 5 aprile nei negozi e una settimana prima già online, quindi fine marzo... tutti sul sito di Sephora! Kat Von D Shade and Light Eye Palette, non c'è niente da dire, l'avete già vista, ve l'ho già fatta vedere in un altro video, mi ci sono fatta un trucco, quello, il trucco semplice, sono tutti colori opachi, cioè praticamente divisa tipo in quad, vedete?
Quindi il quad dei colori caldi, il quad dei colori freddi e il quad dei neutri. Non c'è da dire niente. Meravigliosa, meravigliosa. Poi andiamo avanti, andiamo ai capelli. Prodotto, cioè che io praticamente utilizzo da ormai più di un anno e ricompro in continuazione, è una cosa top. Praticamente è una crema capelli, quindi ora ve la faccio vedere all'opera. Ne prendete proprio un, ecco, così, non di più. Ve la spalmate sul dorso e poi io praticamente le vado a mettere direttamente sulla lunghezza, eh? Io non vado a toccare assolutamente. Allora, faccio vedere, eh? Non vado a toccare la radice, la vado a mettere sulle lunghezze, proprio così. Stupenda, praticamente va a idratare i capelli secchi, va a disciplinarli, la potete applicare anche tutti i giorni perché io ho capelli finissimi, fini 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 e non appesantisce, è stupenda. Fito 7, la trovate in farmacia della Fito, è stupenda. C'è anche la Fito 9, non vi sbagliate perché la Fito 9 è un pochino più strong, quindi per i capelli magari un pochino, magari per i capelli ricci, per i capelli più secchi, per i capelli un pochino più corposi. I miei sono pressoché veramente liscissimi e in più sono finissimi, quindi questa veramente è top, top, top in farmacia. Vi dura tantissimo, vedete, ne utilizzate pochissima e sui 13-14 euro costa. Andiamo avanti. Allora, l'ho comprata da poco, però la voglio mettere perché mi piace tanto. Ora, che faccia l'effetto di autoabbronzante, parliamone. Boh, a me non ha dato quell'effetto, non ha dato niente di autoabbronzante, insomma, però mi piace molto come terra. Ed è questa, si chiama Tristal Minerals di Vita Liberata. Ed è in polvere, viene col suo kabuki insieme e avevo sfruttato lo sconto del 20%, mi sembra, o forse era già scontata da Sephora e sul sito. E mi piace tantissimo, ci faccio anche un po' di contouring, un pochino di spennellata per andare a dare un tocco di colore. Mi sta piacendo tanto, lo sto usando tanto da quando l'ho comprata circa metà gennaio, quindi si può mettere nei preferiti di gennaio. Andiamo avanti. Questo rossettino della Kiko. Questo è dei Glossy Dream ed è il numero 204. Io penso e penso di non aver mai finito il rossetto. Qui ci sono molto vicina. Si apre con il click e il rossetto, vedete bene, è quasi finito. Incredible! Allora, vi faccio uno swatch qua, è un nude praticamente, è un nude veramente bello. Sulle mie labbra risulta, perché allora i Glossy Dream rispetto ai Gossamer, se non sbaglio sì, sono un pochino più lucidi e semitrasparenti, però questo non è proprio trasparente, tinge, mi dà un effetto rimpolpato alle labbra, lo metto in borsa, lo metto così anche senza specchio e a me piace tantissimo e credo che lo ricomprerò. Anzi, devo andare da Kiko. Andiamo avanti. Quello che vedete sulle labbra, cioè MAC, rossetto MAC della linea Satin Captive. Allora, io cercavo un rossetto appunto nude. Certo, con questa luce sembrano tutti uguali, vi assicuro che non lo sono. Ora ve lo metto accanto all'altro e vedete. Praticamente volevo un rossetto nude, ma io i rossetti nude, per quanto mi riguarda, se li prendo troppo chiari mi fanno proprio un brutto effetto, mi ingrigiscono, mi fanno un effetto, cioè proprio brutto. Quindi quando cerco un rossetto nude devo andare a cercare comunque
un rossetto che si veda, che comunque non sia proprio completamente beigiolino, quei rossettini che mi piacciono a vederli, ma poi su di me veramente la morte. Ecco, vedete la differenza? Si vede, si vede. Questo è un pochino più marroncino, questo è appunto più rosato, quasi un sangria. È quello che sto indossando oggi e a me piace tantissimo. Scusate, poi ha una confortevolezza estrema. I satin sono meravigliosi. Andiamo avanti perché rimangono ancora pochi prodotti. Lui NYX Liquid Suede nella tonalità 12. Ci dovrebbe essere anche, ecco, Vintage Retro si chiama. Ed è stupendo. Questo qui ce l'avevo nel video. Tag Blush? Non mi ricordo. Non mi ricordo, però ve lo faccio vedere. Allora, praticamente è una tinta. È una tinta che poi piano piano si asciuga. E a me mi sopacizza completamente. Non è proprio no transfert, però dura tantissimo. Ed è questo colore meraviglioso. È un po' scuretto, però è veramente bello. Ancora in questi mesi, ecco, freddi, invernali, è molto molto bello. È un color borgogna praticamente. Stupendo, stupendo. Andiamo avanti con gli ultimi due prodotti. Un altro di Kat Von D, ma è inutile che sto qua a diciamo perdere ulteriore tempo perché penso che questo è l'eyeliner più famoso al mondo in quanto è stupendo, sinceramente è stupendo. Durata, non, cioè finché non ti strucchi. Stesura stupenda, meravigliosa, si stende benissimo. Poi cos'altro? Nero. Nero stupendo, non è il più nero del mondo, secondo me, però non c'è niente da dire, è meraviglioso. Sono quelli così a penna, però ha il pennellino, se vedete, è un, praticamente, vabbè, ora vedete il nero, è un pennellino morbido, abbastanza morbido, non sono di quelli super rigidi che stanno così. Poi, ora vi faccio vedere questa cosa. Che siccome l'ho usata da pochissimo, tipo da un'oretta, è ancora tutta impiastricciata, però. Allora, ve la faccio vedere con così. Questa saponetta Yves Rocher esfoliante. Allora, prima di tutto, queste saponette esfolianti. No, vabbè. Ora aspetta, ve la faccio vedere. No, hanno un odore che c'è una cosa meravigliosa. Allora, la mia è al fiori d'arancio e lavanda, se non erro. C'è la vaniglia, c'è cocco e qualcos'altro. Vabbè, è stupenda, costa pochissimo, 4,90 € e ti fa uno scrub. Mamma mia. Allora, ci sono questi praticamente. Non so se le vedete, queste micro granuli che sono microgranuli insieme a foglie, a cioè, tutte cose comunque vegetali e naturali che vanno praticamente a esfoliare. Quindi io la prendo e me la passo, no, sui capelli no, me la passo su tutto il corpo, gratticchia e è uno scrub praticamente, è uno scrub ed è stupendo perché scrubba veramente bene. Io lo faccio con la pelle inumidita perché appunto come dicevo è un bello scrub, intanto mi sto pulendo l'eyeliner che non va via. E appunto lo consiglio se avete un negozio Yves Rocher oppure se avete nei vostri paraggi una ragazza che vende Yves Rocher, informatevi perché i prodotti sono veramente molto buoni. Tra l'altro, io vendo Yves
Vabbè, non perché lo vendo, ma appunto come vi ho fatto vedere questa saponetta è fantastica. È piaciuta tantissimo anche alle mie amiche che l'hanno acquistata e sono trovate benissimo. Quindi ne ho dovuto parlare e ne ho voluto parlare per questo motivo. Io sono una persona abbastanza, cerco di essere abbastanza schietta. Se una cosa mi piace, lo dico. Se una cosa non mi piace, lo dico. Quindi non mi piace dire che. Nel mio caso, magari perché in questo momento della mia vita, appunto, sto vendendo prodotti Yves Rocher e tutti i prodotti Yves Rocher sono top del top del top. Ci saranno sicuramente prodotti top, sicuramente prodotti magari meno validi perché comunque è soggettivo. Quindi, io vi dico quello che a me piace come oggi, i miei prodotti top, magari per voi non sono top e sono dei flop. È soggettivo, però a me piace comunque dire la mia in modo sincero e più schietto possibile, perché secondo me non ha senso dire una cosa che non ha, cioè, perché? Per quale motivo si dovrebbe dire sì mi piace quando non ti piace? No. Quindi io cerco sempre di dire la mia in modo onesto, questo in tutto, sia nella vita che nel lavoro e anche con voi. Vabbè, dopo questo momento filosofico, i miei prodotti sono preferiti di gennaio erano questi. Ditemi quali sono i vostri prodotti preferiti perché così magari li provo anch'io e magari diventeranno anche i miei preferiti. Scrivete nei commenti. Se volete dei video specifici, scrivetelo e cercherò di accontentarvi sempre e comunque. Arriveranno sempre nuovi video, mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale, mi raccomando. Arriveranno sempre, 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 sempre cose nuove e spero di tenervi compagnia e di farvi almeno fare un sorriso nella vostra giornata, di entrare così nella vostra vita per questi 5-10 minuti. Un bacione e statemi bene e ciao bellezze! Alla prossima!